Buongiorno ragazzi, buon sabato mattina. Chi è a casa, chi è in piscina, chi si sta svegliando adesso, chi sta mangiando il cappuccino con le macine, fette biscottate con la marmellata all'albicocca. Insomma, io saluto tutti e vi auguro un buonissimo weekend. Io, come potete vedere, sto ancora producendo. Allora, ieri è andata in scena la prima amichevole, la prima uscita, diciamo, semi-ufficiale di Thiago Motta e non è andata proprio magari come ci si aspettava, però ragazzi, io ho visto già in giro per il web gente che si sta allarmando a dismisura, gente che già ha sentenziato l'incapacità del brasiliano, gente che addirittura rinomina quella latrina di merda. Io sinceramente, guardate, il tifoso, soprattutto quello della Juventus, a volte mi viene da ridere perché è talmente istintivo, ma a volte è anche bello magari che sia così, però ragazzi, se andate specificatamente alla partita di ieri, vi dovete vergognare, se andate ad analizzare una partita come quella di ieri. Cioè, questi dopo i carichi di lavoro della settimana manco sono capaci di camminare. Cosa pensavate di vedere? Dribbling 1-2, scatti, profondità, gol, eccetera, eccetera. Cioè, la partita di ieri è una partita che serve prima di tutto a livello fisico-atletico a mettere un po' di verve e tonicità, e secondo, magari a vedere qualche posizionamento, cominciare a vedere qualche movimento, ma anche no, voglio dire. Io l'unica cosa che mi viene da dire, l'ho vista la partita, a parte il primo tempo dove hanno giocato addirittura primavere e gente che non si è mai neanche sentita nominare, no? Nel secondo tempo, insomma, sono entrati un po' i pezzi da 90, o se così li vogliamo chiamare, insomma, Fagioli, Gatti, UEA, e poi c'è stato un giocatore al di sopra, Vlahovic, c'è stato un giocatore, io mi fermo qua, non vado oltre per quanto riguarda Vlahovic, perché tanto voglio dire, quella partita di ieri è stata ininfluente per tutti, lo è stata anche per lui, però attenzione, i rigori vanno segnati, io dico solo questo, ma a prescindere, c'è stato un giocatore che al di sopra di tutti mi dà da riflettere, ma positivamente, e sto parlando di Cabal. A mio modo di vedere, Cabal è quel classico giocatore molto plasmabile e che Thiago Motta, secondo me, ha individuato come l'erede naturale di Calafiori. Cioè Cabal, ragazzi, innanzitutto è un giocatore molto dinamico, è un giocatore intelligente, l'unico, a parte le due infilate, ma lì c'è stata una difficoltà di comprensione ed è anche abbastanza normale, visti che non hanno mai visto, considerato che non si sono mai trovati insieme a giocare il pacchetto difensivo, ma sicuramente Motta sarà incazzato come una bestia perché i movimenti a rientrare su un contropiede devono essere fluidi, lineari e soprattutto istintivi. Ecco, lì magari ci sarà da lavorare un po'. Ma per quanto riguarda la propositività, a mio modo di vedere, ieri Cabal è stato utilizzato come braccetto vicino a Gatti e Cambiasso, esterno sinistro che faceva quasi il terzino, che fluidificava molto più sopra la metà campo che sotto. Ecco che Cabal aveva lo spazio necessario poi per andare a inserirsi anche per vie centrali, quello che faceva Calafiori nel Bologna, che lo ha contraddistinto nella stagione ultra positiva dell'anno scorso. Secondo me Cabal potrebbe essere quell'identikit là, e Thiago Motta, secondo il mio punto di vista, lo ha individuato sotto quel profilo. UEA ieri è stato l'unico un po' che mi ha, diciamo, sorpreso positivamente, perché le due sgambate che ha fatto
una delle due ha procurato poi il calcio di rigore, quindi sembra fisicamente un po' più avanti degli altri. Sugli altri ragazzi, Fagioli, Miretti, Caviglia, Kefren Thuram nel primo tempo, Locatelli, Giallo, tutta sta gente, mi riservo proprio il non commento, perché si vedeva palesemente che avevano difficoltà nei movimenti, nei cambi di direzione. Questo è proprio il segnale che il corpo sta immagazzinando benzina, sta immagazzinando forza, e adesso è il momento un po' di scaricare e di mettere fiato. E ovviamente sei imballato come pochi, ma si vedeva. Ecco, l'unica cosa, magari un 3-0 un po' pesantino, un po' più di attenzione magari ci sarebbe aspettati nel secondo tempo, se vogliamo proprio andare a trovare il pelo proprio nell'uovo. Ma per il resto io non conto. Allora, ribadisco che per me queste partite qua sono molto importanti, ma per un mio punto di vista personale, perché io in queste partite metterei sempre la formazione migliore, a prescindere, che tu hai a disposizione. Ora mancano i brasiliani e manca soprattutto Kenan Yıldız, no? Però il fatto di magari partire così nel primo tempo con 4-5 della primavera, 2 della next gen, e mischiare un po' le carte, secondo me, ma è una mia idea che io ho sempre avuto, non ha tanta valenza, perché la benzina nelle gambe tu a questi giocatori qua ce la metti durante gli allenamenti, a giocatori che tu sai che non faranno parte, diciamo, degli 11 titolari, no? Ce la devi mettere negli allenamenti, non in queste partite. Io personalmente in queste partite qua metterei gli 11 migliori che io ho a disposizione, per vedere magari di cominciare un po' più di dinamismo e un po' più di movimenti, che sono quelli che si avvicineranno poi di più alla formazione titolare durante la stagione. Non vedo proprio la necessità, ma non l'ho mai capita, è una cosa mia, la necessità di mettere giovani che non giocheranno mai praticamente durante la stagione in queste partite qua. Non lo so, ma è un'idea mia, poi loro avranno le loro motivazioni eccetera eccetera, non lo metto in dubbio. Però ecco, insomma, partita che non ha né capo né coda, però ecco, se dobbiamo andare un po' a ricercare la puntualizzazione dell'evento, un 3-0 magari si poteva anche evitare per il complesso che porta poi al risultato, no? Perda 3-0 con il Norimberga, per quanto poco sei sempre la Juventus, per quanto poco anche la next gen è a pari livello con il Norimberga, ma poi loro erano avanti anche con la preparazione, si vedeva distante un chilometro che correvano il doppio. Quindi ragazzi, prendiamo quello che di buono, gli spunti che di buono sono arrivati ieri. Per me Cabal e UEA, che mi è Azic, che ha fatto quel numero lì, che poi si era un po' ingarbugliato, ma è riuscito comunque a far uscire la palla per UEA, che poi ha creato il calcio di rigore. Ecco, cogliamo quei minimi lati positivi e non ci allarmiamo più del dovuto, ragazzi, dai, su, non ci allarmiamo più del dovuto. Detto questo, adesso aspettiamo la seconda, no, adesso ci dovrebbe essere la Juve contro la next gen, poi c'è la seconda amichevole e l'ultima magari sarà un test un po' più, diciamo, provante, che sarà quello con l'Atletico Madrid prima della fine della stagione. Vediamo, dai, vediamo. Sta nascendo qualcosa di buono. Thiago Motta ieri, durante il post intervista, sì, ha detto che certe disattenzioni poi magari bisogna un po' raddrizzarle, ma è normale, ragazzi, gente che non si è mai vista, 20 giorni che lavorano insieme, diamogli il beneficio, dai ragazzi, diamogli la prima amichevole, dai, su. Iscrivetevi al canale, commentate, ditemi che mi interessa quello che pensate voi della partita di ieri, cosa vi è parso, chi vi ha un po' più, diciamo, eccitato sotto il punto di vista sportivo. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Come sempre, fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi.